siano dato Gesù Cristo. Noi, leggendo questa parabola del Vangelo di oggi, la parabola del tesoro nascosto e della perla preziosa ad indicare il regno di Dio, noi ci troviamo spesso di fronte a delle difficoltà molto concrete su quello che è il nostro cammino spirituale. La parabola, due esempi, indicano qualcosa di molto prezioso e questo si può comprendere. Se non è prezioso il regno di Dio, che il regno del suo spirito in noi è l'ingresso della nostra vita, della nostra anima nel cielo, se non è prezioso questo, che cos'è prezioso? Eppure siamo sempre molto restii, facciamo sempre molta resistenza a fare quello che poi Gesù indica. Trovate il tesoro prezioso nascosto. Trovata la perla preziosa, vendere tutto quello che abbiamo per acquisire questo tesoro. Quindi sbarazzarsi di tutto e usare tutto, tutto quello che abbiamo qui su questa terra per poter acquisire qualcos'altro. C'è un salto di qualità enorme, è una totalità che Dio chiede, ci offre il suo regno. E ci chiede di acquisirlo con un'operazione che è difficilissima per noi. Tutto quello che abbiamo qui sulla terra ci lega, è parte nostra, la nostra vita, il nostro essere, le cose, gli affetti, le prospettive, i nostri sogni. Tutto quanto è nostro e tutto questo spesso ha poco a che fare o niente a che fare con il regno di Dio. Vendere tutto vuol dire lasciare tutto. Come dice San Paolo, considerare tutto come spazzatura pur di acquisire il grande tesoro. Allora c'è una questione di valutazione del regno di Dio che forse è il nostro punto nodale più difficile, comprendere bene bene cos'è il regno di Dio, la ricchezza di Dio, quello che ci viene offerta e il suo possesso è ciò che sfugge alla nostra valutazione. Capiamo ovviamente che Dio è prezioso, che Dio è il tutto, che Dio ci dà tutto e che dobbiamo tendere a Lui e raggiungerlo, ma i tesori che abbiamo sulla terra non li vendiamo in cambio del regno. Ovvero noi mettiamo le cose una accanto all'altro e cerchiamo di tenere tutto. Ho la fede, ma ho anche i miei interessi mondani. Amo Dio, ma ho anche i miei amori, le mie amicizie. Mi interesso del regno di Dio, faccio del bene, cerco di espanderlo, ma ho anche il mio orto privato in cui faccio le mie cose. Il mio lavoro, i miei interessi, mi dedico allo sviluppo qui delle mie cose. E questo modo di procedere in parallelo è quello che ci contraddistingue anche nel caso dei migliori cristiani, per lo più, ecco, nel senso che noi abbiamo un senso del concreto, occupiamoci oggi di quel che abbiamo, domani sarà il regno di Dio. E il regno di Dio domani vuol dire dopo questa vita c'è un'altra vita. Adesso vivo bene questa e poi non disdegno il regno di Dio, ma è un'altra dimensione, nella quale si entra solo dopo questa vita. Dunque, finché posso, rimango qui. Cerco di rimanerci bene e di durare il più lungo possibile. E tutto questo contraddice la parabola di Gesù. Vendere tutto quello che abbiamo in cambio di vuol dire anche la nostra vita. Non è semplicemente un avere nel cuore il regno di Dio e intanto avere anche altri interessi, anche non malvagi, anche buoni, ma che sono i miei, non sono di Dio. Questo
Questa duplicità di valori corrisponde in un'immagine di San Paolo a quello che è il cuore doppio. Abbiamo come due camere, nell'una viviamo la nostra vita, nell'altra viviamo le cose di Dio. E passiamo da una all'altra e questo passaggio garantisce che noi siamo in comunicazione con il mondo e in comunicazione con il cielo. La realtà del regno invece è diversa perché, anche guardando la parabola, le immagini di Gesù, il regno di Dio è il regno dei cieli e quindi riguarda il dopo, ma in realtà è nascosto qui, adesso, su questa terra, durante la nostra vita. E per poterlo raggiungere, possedere, dobbiamo trovarlo e acquisirlo adesso, qui, in questa vita. Si nasconde fra le cose e occorre un cuore e un occhio, una mente capace di percepirlo e di percepirne il valore. Fatto questo, valutato tutto quanto, allora riuscirò a dedicarmi solamente all'acquisto del regno di Dio, che è il regno di Dio nel mio cuore, nella mia anima, qui, adesso, perché è qui che noi la acquisiamo, non dopo, quando facciamo il passaggio. Il passaggio nel regno di Dio lo potremo fare se il regno di Dio è già dentro di noi, altrimenti risulta una cosa estranea. E qui sulla vita si fatica non tanto per raggiungere una buona posizione sulla terra, che è quello che quasi tutti fanno, ma si fatica per acquisire il regno di Dio. Le operazioni che devo fare sono quelle di valutazione delle cose in ordine alla vita eterna, al bene di Dio stesso, che è il fine ultimo della nostra esistenza. Raggiungere Dio, conoscere e amarlo sopra ogni cosa. Qui sulla terra tutto è faticoso, ma è dato così, è normale. Ma la fatica non vuol dire che non dobbiamo lavorare. Ecco dunque capire cos'è il regno, ecco dunque darsi da fare per vendere quello che abbiamo e che non è il regno. Lasciare, distaccarsi da tutto e da tutti. E questa è una somma fatica per l'uomo, ammesso che abbia capito che deve fare questo. Ripeto, quello che ci ostacola moltissimo è l'idea del compromesso, cioè trattare il regno di Dio come una cosa che è ideale e viene dopo questa vita. Oppure trattare il regno di Dio già in questa vita, ma metterlo fra le altre cose. Per cui io colleziono i beni, i grandi ideali e anche il regno di Dio. Le mie grandi passioni, poi sullo scaffale c'è anche il regno di Dio. Tutte le mie convinzioni personali, dovute forse anche a studi, a meditazioni, al mio sapere, le mie conoscenze, e a fianco a questo le conoscenze sulle cose di Dio. E viviamo così questa specie di doppia vita in cui poniamo fra le nostre cose anche il regno di Dio. Solo quando questo diventa unico, in realtà, si sprigiona tutta la forza e la potenza di Dio in noi, perché siamo stati capaci di creare il vuoto delle cose terrene nelle caverne della nostra anima e della nostra vita concreta, per lasciare che queste si riempiano completamente dello spirito, della forza, della luce, dell'amore di Dio. E allora questa vita diventerà uno strumento per poter acquisire sempre, con maggior pienezza e totalità, la grandezza del regno di Dio, che non può che essere unico, perché tutte le cose che sono derivano da Lui, ma nel senso, nella misura, nella direzione che Dio dà e non quello che diamo noi. I valori sono cambiati, le
Dunque, riconosciamo il valore di una perla preziosa se la nostra anima la cerca, la desidera, la immagina, chiede Dio di sapere qual è. Questa sapienza viene data dagli occhi della fede che Dio accontenta, facendogli assaggiare internamente tutto quello che è la sua essenza. Dio stesso si fa gustare nella nostra anima e questo pone ancora più desiderio e questo aumenta sempre di più finché tutto quanto quello che abbiamo qui e che siamo qui sulla terra ci viene a noia perché nulla è paragonabile a ciò che è Dio in cui tutto ritroviamo, ma in modo trasfigurato. Dunque, questa operazione di compravendita è assai difficile, ma questo deve essere lo scopo della nostra vita qui sulla terra, perché il regno di Dio è in mezzo a noi, cioè dentro di noi. Dio vi benedica.